Ciao! In molti mi avete chiesto un approfondimento sul sistema digitale nel modellismo ferroviario. Ho pensato quindi di realizzare una serie di video che approfondiscono questo argomento. Tratterò in particolare un sistema proposto dalla Fleischmann Rocco che utilizza la famosa centralina digitale Z21. Questo perché molti di voi appunto mi hanno chiesto un approfondimento in particolare su questa centralina e anche perché effettivamente è un sistema, un prodotto molto diffuso, essendo relativamente economico e presente anche in tutti gli starter set digitali appunto della Fleischmann e della Rocco. Chiaramente introdurrò e cercherò di spiegare degli argomenti che potranno essere comunque utili anche agli altri modellisti che utilizzano altri sistemi e poi chissà in futuro magari cercherò di realizzare degli approfondimenti anche delle altre centraline, quindi in modo da guardarle più nel dettaglio. Brevemente vi ricordo in che cosa consiste il sistema digitale. Nelle descrizioni sotto indicherò il link di un mio precedente video che cercava di analizzare le differenze e i vantaggi del sistema analogico e del sistema digitale, quindi vi invito comunque a riandarlo a guardare e trovate il link qua sotto nelle descrizioni. Il sistema digitale utilizza appunto una centralina che oltre ad alimentare il sistema del plastico ferroviario, quindi inviando la corrente elettrica al binario, invia anche una serie di segnali appunto digitali che vengono letti da un decoder, quindi un decodificatore che è presente nelle locomotive digitali. Questi decoder vengono programmati in modo da avere in un sistema di un plastico ferroviario ognuno un indirizzo. Questo per fare in modo che ogni treno, ogni locomotiva sia indipendente da tutte le altre, così che quando io voglio muovere una locomotiva ma far star ferme le altre, posso, utilizzando il codice di quella locomotiva con un sistema che vedremo più approfonditamente nei prossimi video di questa miniserie, inviare questo codice. La centralina invierà appunto dei dati digitali al decoder che verranno riconosciuti solo dal decoder con quell'indirizzo, quindi io riuscirò a muovere una locomotiva e indipendentemente dalle altre. Preciso che tutte le locomotive, per convenzione, quando escono dalla fabbrica hanno un indirizzo comune che è il numero 3. Vedremo in uno dei video successivi come è possibile programmare quel decoder a nostro piacimento con un indirizzo che sceglieremo noi, in modo che quella locomotiva nel nostro sistema abbia un codice, un indirizzo univoco, così che appunto possa essere riconosciuta dalla centralina rispetto a tutte le altre, in modo da renderle indipendenti. Quindi, per utilizzare il sistema digitale, abbiamo detto ho bisogno di una centralina che viene collegata ai binari. Devo poi dire alla centralina che cosa deve fare, deve comunicare al treno. Per fare questo ci sono diversi dispositivi, come per entrare nello specifico dello Z21, questa sorta di telefono cordless con un piccolo display che viene chiamato multimouse. Questo serve alla centralina a sapere quale locomotiva far partire, quindi io inserirò il codice della locomotiva, l'indirizzo della locomotiva, poi con questa manopola la farò partire a seconda della rotazione orario o antioraria. La locomotiva andrà in un verso oppure in un altro e potrò anche regolare la velocità. Ovviamente c'è la possibilità di programmare
anche le varie funzionalità, luci, eventualmente suoni e così via, ma vedremo nello specifico in un video successivo. La Z21, entriamo adesso proprio nel dettaglio. Ci sono fondamentalmente quattro tipi di Z21 attualmente in commercio. Dico attualmente perché il mercato è così rapido che forse fra qualche mese quello che sto dicendo adesso sarà superato, però ad oggi la situazione è questa. Partiamo dalle centraline, dalle Z21 che vengono vendute assieme agli starter set. Sono delle centraline di colore bianco, quindi se trovate delle Z21 vendute sfuse su eBay da qualche parte di colore bianco, sappiate che sono delle centraline sono il frutto di uno smembramento di uno starter set, quindi sono o usate oppure comunque fuori dalla garanzia, perché la Flash Marocco garantisce il prodotto Z21, la centralina bianca, solo se acquistata assieme ad uno starter set, quindi fate attenzione a questo. La Z21 bianca è una centralina, diciamo così, di partenza. Questo non vuol dire che non sia una centralina adatta ad un plastico. Nel plastico che ho alle mie spalle e per il quale ho fatto anche un video più approfondito, e anche di questo video inserisco un link nella descrizione sotto, questo plastico, dicevo, utilizza una centralina Z21 bianca. Ce ne sono di due tipi però. La Z21, che accanto al logo ha la scritta Start, che è una centralina che, così come esce dalla scatola, può essere comandata esclusivamente mediante questo dispositivo, dicevamo, chiamato multimouse, quindi un collegamento via cavo dal multimouse alla centralina. Sarò quindi, per così dire, costretto a rimanere nei paraggi della centralina. È un sistema che va benissimo per un plastico di ridotte dimensioni, comunque è un ottimo punto di partenza. Se volessi fare una sorta di upgrade e rendere questa centralina Start comandabile attraverso uno smartphone o un tablet, è necessario sbloccare un dispositivo, un hardware all'interno della centralina stessa. Bisogna quindi acquistare un codice di sblocco assieme eventualmente ad un router. Il router è quel apparecchietto con una o due antenne, in questo caso attualmente lo vendono con due antenne, che siamo anche abituati a trovare nelle nostre case per collegarci ad internet. Ecco, quelle antenne servono a collegare il nostro tablet o smartphone al sistema che a casa si collega ad internet. In questo caso questo router viene collegato alla centralina Z21 e quindi io posso scollegarmi, non utilizzare più questo multimouse a cavo. Esiste anche un altro multimouse con wireless, quindi c'è la possibilità di utilizzare il multimouse anche wireless, oppure il tablet o il telefono cellulare, lo smartphone. Anche qui realizzerò dei video specifici. Quindi la Z21 Start, così come esce dalla scatola, ha bisogno, se vogliamo comandarla wireless, di un codice di sblocco. Il codice del pacchetto di upgrade lo trovate sempre nelle descrizioni. C'è poi un'altra Z21 bianca, che non ha alcuna scritta accanto appunto al logo Z21, che nasce già sbloccata. Nella scatola trovate anche il router e un multimouse wireless, quindi in quel caso avete la possibilità di utilizzare già il sistema wireless o con il multimouse wireless appunto fornito nella scatola, oppure collegarlo con il vostro tablet e smartphone. Non vi preoccupate, non è complesso e cercherò di farvi
vedere come funziona appunto nei prossimi video. Ci sono poi altre due centraline, sempre Z21 ma di colore nero. Queste centraline vengono invece vendute, diciamo, da sole, non c'è bisogno di acquistare la scatola, lo starter set di partenza. Sono centraline, sono di due tipi, differiscono fondamentalmente. Una è normale, quella che potete utilizzare per un plastico normale, l'altra si chiama XL perché ha una potenza superiore e serve per alimentare scale di maggiori dimensioni, la 1, la 2 e la scala G. Quindi l'unica differenza è questa, oltre che ovviamente il prezzo, perché ad oggi la centralina Z21 nera, quella diciamo che possiamo utilizzare per la scala H0, per la scala N, per la TT, ha un costo di 499,99-400 euro, mentre l'altra costa quasi 600 euro, quindi la differenza è sostanziale. Qual è appunto a questo punto la differenza tra la Z21 bianca e la Z21 nera? Anzitutto, come vi dicevo, che la Z21 nera può essere acquistata separatamente, non c'è bisogno di acquistare uno starter set. Se siete all'inizio, non avete ancora un sistema digitale nel vostro plastico, ovviamente vi consiglio di orientarvi sullo starter set. La Z21, entrambe, nascono già con il sistema di accesso remoto, quindi con la possibilità di essere collegate via wireless, e nella confezione viene anche venduto il router, quindi quel passo di upgrade non è necessario. Chiaramente non viene venduta con alcun multimouse, questo perché è specifica per un'utenza leggermente più, diciamo, esperta. La differenza, oltre appunto al prezzo e alla possibilità di avere già nativo il wireless, è che vedremo in un video successivo. La programmazione delle locomotive con la Z21 bianca deve essere fatta in una determinata posizione del plastico, in un determinato binario, perché ha solo un'uscita la Z21 bianca, mentre la Z21 nera ha due uscite, una per il normale traffico dei treni e un'altra per un cosiddetto binario di programmazione, e anche di questo parleremo più in dettaglio. Quindi io spero di essere stato il più possibile chiaro e semplice nelle spiegazioni e di avervi dato una prima idea di quello che è il sistema digitale, in particolar modo della Z21. Commentate il video, portatemi le vostre esperienze, se avete eventualmente altre centraline, così in futuro potrò anche eventualmente cercare di creare qualche cosa specifico per altri sistemi, per altre marche. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, ovviamente eventualmente cliccando sulla campanella, visitate il nostro sito www.realmodels.it e noi ci vediamo la prossima. Ciao!